Ciao a tutti, nuovo video. Oggi torno a parlarvi di prodotti finiti. So che già nell'ultimo video vi ho parlato di prodotti finiti, però piano piano sto terminando altre cose, sto ritrovando altre cose per casa e quindi preferisco smaltire tutti quanti i vuoti prima possibile e quindi appunto torno a parlarvi di prodotti che ho terminato. Voglio menzionarvi subito questo bagnoschiuma che mi è piaciuto tanto, è della Vivo di Natura Bio. Si chiama Soffice a braccio ed è un bagno doccia di una marca che si trova da Lidl. Scusate, anche oggi sto girando in bagno perché è l'unica stanza abbastanza illuminata. Io spero che questa tipologia di luce non sia troppo forte. Vedremo poi nella post-produzione che cosa succederà. Ho cercato di non stare completamente di fronte alla finestra per non avere la faccia troppo troppo illuminata, però sto vedendo che comunque la luce è abbastanza forte. Posso provare a spostare ulteriormente la finestra, quindi forse la luce diventa un po' più naturale. Allora, questo bagno doccia faceva parte di un set natalizio. Era un set della Lidl, un set natalizio dove c'erano all'interno 4 prodotti a 10 euro, 9 euro. Tutte della stessa linea naturalmente, tutte con la stessa profumazione, che è una profumazione ambrata, calda, molto molto avvolgente, molto molto persistente. Soprattutto nel bagnoschiuma si sente questa tipologia di profumo e devo dire che mi è piaciuto abbastanza, anche se poi a lungo andare un po' mi stava nauseando, perché io non amo comunque le profumazioni esageratamente dolci, esageratamente forti. Prediligo le profumazioni erbacee o comunque un po' speziate e, come posso dire, le profumazioni un po' più forse officinali sarebbe forse il termine giusto per descriverle. Mentre questo tipo di profumazioni, che casomai all'inizio mi entusiasmano tanto, vedo che a lungo andare mi stufano. Mentre quell'altro tipo di profumazioni riesco comunque a sopportarle, ad apprezzarle per lunghi periodi. È un tipo di bagnoschiuma che non fa tantissima schiuma. Non è molto schiumogeno, ha all'interno degli ingredienti di origine biologica. E qui c'è scritto che è stato formulato con sostanze attive di origine vegetale, materie prime biologiche, detergente delicatamente, lasciando sulla pelle una piacevole nota ambrata. Contiene succo di aloe ed estratti di melissa e biancospino. Ripeto, è un prodotto che mi è piaciuto, sono 400 ml, anche il packaging è carino, la confezione è stata carina. E è possibile che io in futuro abbia voglia di riacquistare questo set. C'è anche il burro corpo, che forse è uno dei prodotti che mi è piaciuto di più, forse è proprio il prodotto che mi è piaciuto di più. Sono 150 ml di prodotto ed è una confezione bella grande. Mi piace il fatto che sia una confezione veritiera e cioè non ingannevole. Molte confezioni del genere sono ingannevoli, nel senso che in realtà c'è molta molta più plastica e questo ti dà l'idea che ci sia molto più prodotto all'interno. Invece, casomai, la parte che contiene realmente il prodotto, in questo caso la crema, è ridotto ed è accolto in un'ulteriore appunto quantità di plastica che comunque poi deve essere smaltita e che va cestinata. Quindi c'è questa doppia cosa della troppa plastica e del fatto che sia appunto una confezione ingannevole, che molti prodotti mi fa optare per non sceglierli proprio. Invece devo dire appunto che come tipo di confezione mi piace proprio perché è sincera. Ci sono 150 ml di prodotto e quando aprite vedete che appunto la confezione è realmente così, cioè il prodotto sta tutto in questa confezione. Ce n'è ancora una minima quantità che sto utilizzando per le mani. Mi piace perché è un vero e proprio burro, una vera e propria coccola. È un prodotto particolare per quanto riguarda la formulazione, per quanto riguarda l'utilizzo. Ve ne ho parlato in maniera molto più dettagliata nel video Sì Nonni dedicato ai prodotti corpo, quindi non mi dilungo qui. Fatto sta che comunque è un prodotto che mi è piaciuto e che probabilmente riacquisterò in futuro. Poi ho terminato un mio must have, un mio prodotto preferito di sempre, ed è il contorno occhi Martina Gebhardt, questo all'avocado.
È un tipo di prodotto che a me piace tantissimo utilizzare praticamente tutte le stagioni. Non sono una di quelle persone che preferisce usarlo soltanto in inverno perché è troppo ricco. Anzi, mi è capitato molto molto spesso di preferirlo in estate proprio perché casomai soprattutto nel periodo quello delle vacanze. E la pelle casomai con il mare oppure con il sole si disidrata tantissimo, almeno per quanto riguarda la mia pelle, e questo veramente mi salva sempre la vacanza. E comunque adesso l'ho utilizzato nel periodo invernale e mi piace utilizzarlo sia la sera ma ancor più al mattino. La sera preferisco il burro di karité o anche altri prodotti, ma ho utilizzato comunque anche questo. Comunque in generale preferisco utilizzarlo la mattina. E mi piace anche il fatto che lasci la zona leggermente lucida, non mi dà affatto fastidio, anzi questa cosa mi piace, soprattutto quando io non uso trucco, non uso niente, e mi sento la pelle fresca e luminosa, anche con l'effetto di questo eye care. Poi un altro prodotto che ho apprezzato abbastanza, ma non più di tanto. È questa crema urto tonificante glutei, fianchi e coscia al talasso dei provenzali. È il secondo prodotto che provo di questa linea dei provenzali. Il primo aveva una consistenza stranissima, probabilmente si era rovinato, anche l'odore era un po' particolare. Forse vi ricordate la mia recensione riguardo quel prodotto. Questo l'ho preferito a livello di formulazione e soprattutto anche per quanto riguarda il packaging, molto molto più comodo. Io come al solito ormai mi conoscete, se mi seguite dai miei primi video sapete che io devasto le confezioni perché preferisco utilizzare il prodotto fino alla fine, cerco di non sprecare nulla. La profumazione è abbastanza buona, una profumazione quasi tra virgolette marina. Non mi dispiace, però in generale non è stato un prodotto super. Non so se lo riacquisterei, probabilmente in offerta sì, però diciamo che per quanto riguarda questa tipologia di prodotti non è uno dei miei tonificanti preferiti. Uno dei miei prodotti preferiti rimane comunque la crema tonificante La Vera, che tra l'altro è anche abbastanza economica, quella al caffè. Un prodotto che mi è piaciuto per quanto riguarda il viso è questo latte detergente 2 in 1 con jojoba e burro di karité biologici della La Vera. Questa è La Vera Sensitive, la linea Sensitive. L'odore non mi è piaciuto perché è il classico odore di questa linea, che è un odore che io non sopporto, è un odore, sembra tra marzapane e limone, non so, una profumazione che molte persone amano, io invece proprio non la sopporto, non lo so, è un tipo di profumo che proprio non mi piace. La confezione è caduta e si è rotta nel senso che il dentino che stava qui, che serviva per chiudere, per incastrarsi nel buchino dal quale esce il prodotto, è rimasto praticamente incastrato nel buchino e quindi ho fatto un po' fatica a terminarlo, più che altro perché era un prodotto che io contavo di utilizzare e di smaltire in palestra, perché comunque è un prodotto comodo, rapido, non dovevo stare ad aprire e chiudere ad esempio il tappo. Però alla fine si è rivelato ancora più scomodo e quindi ho dovuto terminarlo qui a casa. Anche questo prodotto l'ho tagliato. Mi è comunque piaciuto, a parte la profumazione, mi è piaciuto perché riusciva anche a struccare, era molto molto delicato, insomma l'ho trovato utile sia come latte detergente appunto per pulire, per rinfrescare il viso, sia come struccante perché riusciva a struccarmi tranquillamente, mascara, ombretto e quant'altro. Certo io non faccio trucchi impegnativi, strong, a parte oggi che casomai ho caricato un pochino, però in generale, soprattutto quando lavoro, la maggior parte delle volte vado struccata, però anche quando mi trucco in maniera leggera, casomai non mi trucco apposta per andare a lavorare, ho casomai il trucco della mattina o perché ho fatto altre cose, poi vado a loro, lavoro e mi mantengo il trucco. E quel tipo di trucco questo prodotto me lo leva tranquillamente, quindi io sento di consigliarvelo. L'avevo preso in offerta da Acquestapone perché appunto c'era stata una offerta lancio visto che da poco avevano inserito la Lavera. Ho visto che ancora ci sono prodotti Lavera in offerta, tra l'altro sempre con la cremina mani vicino. Quindi, insomma, se avete voglia di provarlo e non avete avuto ancora modo di provarlo, e se volete evitare ordini sui siti, probabilmente già lo sapete, però se non lo sapete potete trovarlo tranquillamente ad Acquestapone anche scontato come tipo di prodotto.
Poi un prodotto che avevo praticamente perso nel dimenticatoio è l'acido ialuronico soluzione 1% della Saponaria, che è un prodotto che a me piace tantissimo, che voglio riacquistare. In realtà non è finito completamente, ma ce n'è una quantità piccolissima che conto di terminare, non so, penso domani. Non c'è scritto il PAO, no, però comunque questo scade a novembre 2019, quindi in realtà dovrebbe essere comunque un prodotto ancora buono. Però ripeto, il PAO non c'è, quindi non so. L'odore mi sembra ancora buono. Sono passati penso un paio di mesi più o meno da quando l'ho aperto, forse qualcosa in più, però non credo che sia rovinato. Farò una prova e insomma, veramente ce n'è rimasta la minima quantità, forse per una, massimo 2 applicazioni. È un prodotto che io vi consiglio assolutamente, io lo utilizzo di solito prima della crema viso, quindi dopo la detersione, a mo' di siero, diciamo così. Scusate, una consistenza quasi gelosa, come se fosse il gel Daule. Ha un leggero effetto tensore, ma veramente minimo. Io non sono una persona che ama gli effetti tensori nei prodotti, nel senso quelle creme antirughe, effetto tensore, gel, effetto tensore, casomai può essere utile per spianare un po' le eventuali rughe o comunque il viso, la pelle del viso. Io non l'amo perché mi dà proprio fastidio fisico alla pelle sentirmi tirare, e quindi io di solito evito i gel, sono veramente pochi i prodotti in gel che mi piacciono. E evito appunto prodotti che hanno questo effetto. Però devo dire che questo mi è piaciuto tantissimo perché non ha molto questo effetto, è comunque un gel, però non è quel tipo di gel che ti fa sentire la pelle che tira tutta quanta. Poi ho finito e promuovo questa crema nutriente al germe di grano di Fitocose. È un sample. Io nell'ultimo ordine che ho fatto proprio sul sito Fitocose ho chiesto proprio di se era possibile avere tra i campioncini qualche prodotto per viso con pelle secca. Mi hanno mandato questa crema nutriente che mi è piaciuta tanto, l'ho utilizzata soprattutto di sera, una profumazione ottima. Le profumazioni Fitocose piacciono tantissimo, quelle dei prodotti sono veramente uniche, delicate, però molto molto particolari e mi danno l'idea proprio di qualcosa di genuino, di artigianale, no? E questa cosa mi piace veramente tanto. Quindi è possibile che in futuro, come crema notte soprattutto, posso riacquistarla, vedremo. Poi come tipo di prodotti full size ho finito, ho tantissimi campioncini. E vi dico subito, di alcuni io so esattamente cosa dirvi, di altri no. Di alcuni non ricordo al 100% l'effetto e il mio grado di apprezzamento, però ho messo del più e del meno, quindi posso aiutarmi in questo modo. E di quelli che proprio non mi ricordo nulla, ve lo dico sinceramente, vediamo. Allora, questa crema vitaminizzante della BioEarth, illuminante ed idratante. È una crema che non mi è piaciuta tantissimo, non ho scritto né più né meno, però ricordo anche che avesse un odore particolare che non mi piaceva e anche l'effetto non mi era piaciuto. Questa penso che era una di quelle creme che forse tirava un pochino perché a base di gel d'aloe non mi ricordo. Balsamo dopo shampoo al miglio e alla soia dell'erborario. È un prodotto più o meno scritto perché l'odore non mi è piaciuto per niente, zero. Come effetto su capelli, niente di particolare, sicuramente non andrei a riacquistarlo. Questo shampoo me l'aveva dato Cristina del canale Cristina Biobellezza, mi pare fosse della sezione Aura, ma non ricordo il nome, è giallo, quindi non so se dalla confezione potete risalire poi il prodotto vero, e non mi era piaciuto quasi per niente. Poi, questa è una crema che mi era piaciuta tanto, dell'Erbolario, nonostante non fosse una crema con ingredienti biologici, quindi con ingredienti mega, è una crema viso antirughe ridensificante con cera di scorza d'arancia ed estratto di erba medica. Ho messo 2+, quindi significa che mi è piaciuta tanto. Sinceramente non ricordo l'effetto, probabilmente aveva un effetto molto molto nutriente. E per la mia pelle abbastanza secca è stato utile. Shampoo concentrato volumizzante, non ho trovato un grandissimo effetto volumizzante, però in generale gli shampoo della Biofficina Toscana secondo me costano troppo rispetto alla qualità. Qualità non intendo la qualità dei prodotti, ma proprio come effetto sui capelli. I balsami sono buoni, il shampoo
Qualcuno sì, qualcuno no. Questo volumizzante mi pare non avesse un particolare effetto volume sui miei capelli. Ho parato buoni 10 minuti e non avevo spinto REC. Praticamente questa fotocamera dopo 8 minuti e 40 secondi si spegne. No, si spegne. Finisce di registrare. Io me ne sono accorta, però ho continuato a parlare senza poi spingere di nuovo il pulsante. Quindi non so a quale campioncino ero arrivata, quindi io ricomincio da capo e poi eventualmente taglio. Mi è piaciuto forse più il balsamo che lo shampoo, ma il balsamo lo conosco già da tanti anni perché ho avuto modo di acquistarlo in full size e quindi di utilizzarlo meglio, in maniera un po' più consapevole. Mi è piaciuto anche se appesantisce molto i capelli. Lo shampoo non ho trovato questo grande effetto volumizzante. Questo è un olio Precious Nature. Non penso che abbia, non ha ingredienti naturali, non mi è piaciuto, non andrò assolutamente ad acquistarlo, è un olio per capelli, non mi piace. Poi, crema viso pelle secca Fiordaliso della B&B, è una crema che ho valutato con un più, c'è scritto qui dietro più, che mi è piaciuta, ricordo anche la profumazione, mi pare di aver provato addirittura due creme di questo tipo, due sample. E mi è piaciuta, è probabile che io in futuro la possa acquistare. Non ricordo se l'ho cercata già su internet, ho visto prezzi, eccetera, perché sinceramente non me lo ricordo. Crema gel viso alla malva Biofficina Toscana invece non mi ha fatto impazzire, l'ho trovata forse troppo più che delicata, troppo poco idratante per la mia pelle, non sufficiente per la mia pelle, quindi per me è un no, però sicuramente per altre pelli meno asciutte della mia potrebbe andare, ma proprio i gel in generale non mi piacciono. Prodotti in gel che mi piacciono sono veramente pochissimi, soprattutto perché hanno un effetto tensore che a me non fa impazzire sulla pelle. Mi ha dato questo problema il contorno occhi gel idroriparatore effetto lifting della Verde Sativa, che è un tipo di prodotto che dovrebbe assolutamente non lo so, non fare per me, dovrebbe essere un tipo di prodotto che io non apprezzo. Invece in realtà mi è piaciuto tantissimo, soprattutto in primavera e estate, non lo consiglierei come tipo di prodotto autunnale e invernale. Però pur essendo appunto un prodotto in gel, avendo un leggero effetto tensore, non mi ha dato fastidio, l'ho trovato molto valido, molto rinfrescante, soprattutto l'ho abbinato a queste creme sempre Verde Sativa. Questa crema viso anti-age rigenerante per pelli mature che mi è piaciuta tanto. Ho utilizzato due campioncini, mi ricordo di aver utilizzati proprio in combinazione con il contorno occhi. Io sto scoprendo la Verde Sativa, nel senso sto scoprendo, la conosco già da tanti anni, però questi prodotti che ho provato sul viso per me sono stata una grandissima scoperta perché mi sto rendendo conto che ogni campioncino che io provo Verde Sativa comunque mi piace, lo apprezzo e penso sempre vorrei comprarlo. Poi casomai vedo il prezzo, cambio idea, vado, mi butto su altro perché comunque sono prezzi un po' alti e io non riesco mai a mettermi da parte i soldi, non riesco mai a pensare di poter investire casomai dei soldi su determinati prodotti, però diciamo che in futuro vediamo, non escludo niente, sono comunque prodotti che apprezzo tantissimo. Melvita Nectar de Rose Infusion, non lo so, è praticamente una crema da giorno idratante che mi era piaciuta, questa qua della Melvita, anche la Melvita ha dei prezzi esorbitanti, da quello che ho capito penso che sia una linea biologica della L'Oréal, è possibile? Non lo so, vabbè, fatto sta che comunque non è che mi fa impazzire in vita, o più che altro le cose, ho visto che i prezzi sono un po' troppo alti. Agronauti, lo shampoo tutti i giorni, questo qua che in qualche modo ha un'azione specifica su metalli pesanti, quindi in qualche modo rimuove dai capelli le sostanze accumulate, non è male, non è male come tipo di prodotto. Non mi ha fatto impazzire, non so se lo acquisterei. Addirittura 2 più questa crema giorno anti-age pelle secca con acido ialuronico, burro di cacao e olio d'oliva, super idratante, restitutiva. È vero, è stata una crema di questa marca che io non conoscevo. Questo è un campioncino che mi aveva dato Titiana ed è una crema che ho apprezzato tantissimo e avevo quasi pensato di acquistare. Seta Re della Firenze. Nature's crema viso idratante con acqua unicellulare di kiwi e vitamine, questa c'ho scritto un più o un meno, è una crema che non mi ha fatto impazzire più di tanto, sì.
abbastanza buona, ma non tanto da farmi pensare di acquistarla. Stessa cosa, crema giorno idratante antiossidante, questa officina natura, il burro di chiuri con aloe, progetto eco e solidale, l'inci non è affatto verde, ci stanno delle cose che non mi sono piaciute tanto, però la profumazione era assurda. Questo era uno dei campioncini che mi aveva regalato tanto tempo fa Martina e mi ricordo che l'avevo apprezzata soprattutto per la profumazione. Poi una crema che invece addirittura ha due meno e un più, quindi è più diciamo il lato negativo che quello positivo, è della Bema, appunto effetto lifting. A me le creme effetto lifting proprio non piacciono, ve l'ho detto poco fa, e soprattutto la Bema ha dei prezzi secondo me assurdi, secondo me non tanto, non lo so se sono dei prezzi giusti per la qualità dei prodotti. Alcune cose sì, mi sono piaciute della Bema, ma non più di tanto. Poi un bagno doccia emolliente alla malva, questo Maternatura, profumazione delicatissima, buona, naturale, mi è piaciuta tantissimo, non si vede con questa luce, comunque ha un colore molto delicato, appunto un color malva, un rosa freddo, ottimo prodotto. Buon prodotto anche tè bianco, shampoo lucidante, è vero. Io mi ricordo questo prodotto lo aveva, ne aveva parlato addirittura Lolla in uno dei suoi primissimi video e ho sempre avuto la curiosità di provare questo prodotto. Però diciamo il profumo buono, lucida, però secca tantissimo i capelli, quindi è un prodotto che sicuramente io non andrò ad acquistare. Questo dell'erbolario, tra l'altro, l'inci, pessimo. Mi rimangono 4 minuti, mi sposto leggermente perché ho una luce un po' strana. Mi rimangono 4 minuti per parlarvi velocemente di questi altri campioncini. Detergente delicato Befficina Toscana, un prodotto valido, buono, secondo me vale quello che costa. L'ho provato anche in full size, è un prodotto che io continuo a promuovere e probabilmente anche ad acquistare. Crema giovinezza antirughe della Bimi Honey, miele cera d'api, polpa di frutti tropicali. È un prodotto che mi è piaciuto abbastanza, ma un inci che non mi piace per niente. Questo me l'aveva regalato Martina. È un antirughe rassodante, non era male, però. Insomma, non andrei ad acquistarlo visto l'inci. Crema shampoo senza schiuma, noce e frutti rossi. È un più, capelli morbidi, c'ho scritto. Quindi è un prodotto della Bottega Verde che comunque non ha SLES, parabeni, eccetera, però comunque non ha dei, come si chiama? Non ha gli ingredienti naturali. Crema profumata per il corpo, ombra di tiglio dell'erbolario, non mi è piaciuto, una delle poche profumazioni dell'erbolario che non apprezzo e non andrei ad acquistare. Crema viso pelli arrossate della Nature's con acqua unicellulare di clementina e liquirizia, pelli sensibili, fattore di protezione 20, comoda, perché appunto è una crema con fattore di protezione. Non ho letto l'inci in maniera approfondita, quindi questo fattore di protezione non so da che cosa è dato, se ci siano filtri ad esempio fisici nano o meno, approfondirò e vi farò sapere. Una crema che mi è piaciuta tantissimo, Bio Baby all'ossido di zinco per Sofia, questo campioncino, ma la utilizzo anche su di me, questo tipo di crema, se ad esempio delle screpolature, più che screpolature, se ho delle irritazioni ad esempio sul viso. Il package, tra l'altro, mi piace tantissimo. Questi della Bio Bio Baby sono proprio simpatici, con i pupazzetti sono bellissimi. L'ultimo prodotto che comunque promuovo, l'avevo acquistato io, era un sample che avevo acquistato su Eccoverde, della body lotion della Lavera, della Base Sensitive. Questo si chiama Corporelle con Q10 e il caso ha voluto che Martina mi abbia regalato un altro campioncino di questo, quindi questo l'avevo comprato io, ma ce n'ho un altro in scorta perché me l'ha regalato Martina del canale Martina Angolino Magico. Scusate se spesso ho guardato lo schermo piuttosto che come si chiama, l'obiettivo, però avendo una luce particolare volevo controllare in qualche modo innanzitutto fosse a fuoco, e so che dei pezzi sicuramente non saranno a fuoco perché con questa macchinetta ormai non ci lotto più, so che è fatta così, so che voi comunque siete abbastanza clementi con me, questa cosa mi fa tanto piacere perché comunque il fuoco non dipende da me, la messa a fuoco, ma è la macchinetta che fa un po' di testa sua. Io vi saluto, vi mando un bacio grande, spero che anche questo video di Refiniti possa esservi di compagnia o utile e vi aspetto se vi va nei commenti. Vi abbraccio e vi mando un bacio grande, ciao!